Buongiorno a tutti, il mio nome è Rocco Oliveto e sono il presidente del consiglio di corso di studi del corso di laurea magistrale in sicurezza dei sistemi software dell'Università degli Studi del Molise. Bene, oggi vi voglio presentare la nostra offerta formativa, ma prima di andare nei dettagli del piano degli studi vorrei farvi vedere un video. Bene, quello che avete visto non è un semplice guasto ad un generatore. Quello che avete visto, avete appena assistito a quello che si chiama cyberattacco o attacco informatico. Ebbene sì, un esperimento fatto in laboratorio, denominato Aurora Generator Test nel 2010, del 2007, in cui attraverso un programma per il calcolatore, per un calcolatore, degli attaccanti sono riusciti ad intervenire sulla configurazione del generatore e a farlo esplodere completamente. È stato fatto questo test per dimostrare che attraverso un attacco informatico, un attacco digitale, è possibile distruggere cose fisiche. Purtroppo questo genere di attacchi non è presente solo in laboratorio. Questi attacchi non vengono fatti soltanto ai fini di test. Basti pensare al rapporto Clusit del 2020, che ha evidenziato in Italia, solo in Italia, nel 2019, ci sono stati 1670 attacchi gravi. Gravi significa che questi attacchi hanno causato dei problemi a chi è stato attaccato, molto spesso problemi economici. La cosa drammatica del rapporto Clusit è che quel numero di attacchi ogni anno cresce. Cresce, basti pensare che è cresciuto del 48% rispetto al 2014 ed è cresciuto del 7,6% rispetto al 2018. Nasce quindi, è forte quindi l'esigenza di difendersi contro il cybercrime, il cosiddetto crimine sul digitale. Ma come ci possiamo difendere da questa minaccia? Possiamo farlo attraverso una figura professionale ben precisa, che è il cosiddetto security manager. Il security manager, che è una figura professionale in grado di saper valutare il livello di sicurezza di un sistema informatico e di proporre delle soluzioni per aumentare il livello di sicurezza. Per rispondere a una tale esigenza del mercato, nel 2016 l'Università degli Studi del Molise ha istituito un percorso di laurea magistrale specializzato proprio sulla sicurezza informatica. Il percorso di studi mira a formare una figura professionale con una formazione multidisciplinare. Un security manager, infatti, deve saper governare la sicurezza sicuramente dal punto di vista tecnologico, ma deve saper governare la sicurezza anche osservando quelli che sono, conoscendo quelle che sono le implicazioni giuridiche relative al trattamento dei dati, e in quanto manager deve conoscere e saper governare quelle che sono le politiche organizzative di un'azienda o di una pubblica amministrazione. Un tale percorso formativo mira quindi a formare un manager della sicurezza che è in grado di gestire un progetto software, di progettare un sistema software sicuro, di trattare i dati secondo quella che è la normativa vigente del trattamento dei dati personali, di valutare il grado di sicurezza di un sistema software e di condurre indagini informatiche nel caso in cui c'è stato un attacco informatico. Bene, la formazione sulla sicurezza informatica, basti farsi un giro sul web, è erogata in diversi corsi di laurea e in diversi atenei d'Italia. Quindi la domanda che ci viene è: perché dovrei scegliere Unimol? Bene, dovrei scegliere un percorso Unimol per due motivi. Innanzitutto perché mi fornisce un profilo altamente specializzato. Siamo uno dei pochi corsi di laurea in Italia a formare un manager, a formare una figura professionale che abbia una formazione multidisciplinare nell'ambito tecnico e tecnologico, nell'ambito giuridico e nell'ambito organizzativo. E anche e ovviamente soprattutto per la qualità del corso di studi. Nel 2018, infatti, il nostro corso di studi è stato premiato da una rivista specializzata nella sicurezza informatica con un premio che è relativo all'Innovation in Specialist in Software Engineering. E sempre nel 2018 abbiamo ottenuto anche un altro importante riconoscimento. Nello specifico ci siamo classificati al 12° posto per la qualità della nostra attività di ricerca nell'ambito dell'ingegneria del software,
che è la disciplina alla base del percorso, di un percorso formativo in sicurezza dei sistemi software, dodicesimo posto in Europa per la qualità della nostra attività di ricerca. Ma non soltanto numeri, per farvi avere un'idea della qualità e dell'efficacia del nostro percorso formativo, voglio lasciare la parola a dei nostri laureati che oggi rivestono dei ruoli importanti in aziende importanti. Partirei da Giuseppe che ci parla da Roma. Sono Giuseppe Spallone e attualmente lavoro come Secure Code Reviewer e Penetration Tester presso NTT Data a Roma. Se oggi sono qui è grazie soprattutto al percorso di formazione che ho intrapreso e quindi grazie al corso di laurea magistrale in sicurezza dei sistemi software. Trattare in modo sicuro e riservato i dati, gestire l'intero ciclo di vita di un sistema software in modo sicuro, machine learning e contromisure necessarie a contrastare gli attacchi informatici. Sono alcuni degli aspetti che ho affrontato in questo corso di laurea. Teoria, ma soprattutto pratica. Ogni corso è stato fondamentale per la mia crescita e, cosa molto importante, ho sviluppato quelle soft skill essenziali nel mondo del lavoro, come il problem solving, il decision making e il teamwork. Lavorando in questo ambito ho capito come in un mondo come quello di oggi la sicurezza informatica è un tema molto importante e molto delicato. La seconda testimonianza invece ci proviene da Simone che ci parla da Milano. Sono Simone Stinziani, ho conseguito presso l'Università degli Studi del Molise sia la laurea triennale in informatica sia quella magistrale in sicurezza dei sistemi software. Frequentare questi corsi di studi per me non è stato solo lezione, appunti ed esami, ma è stato entrare a far parte di una vera e propria famiglia in cui non ci si sente solo un numero. Da quando ho iniziato gli studi ho visto dei corsi di laurea in continuo miglioramento, in continua evoluzione, ed è un'evoluzione in cui ogni studente è stato parte attiva. Dopo il conseguimento della laurea magistrale ho iniziato il mio percorso lavorativo come consulente in Spike Reply, azienda del network Reply. Insieme al mio team ci occupiamo di Identity Governance e Administration presso una delle principali banche. Che dire ragazzi, in bocca al lupo a tutti quelli che decideranno di intraprendere questo percorso ed un saluto a tutta la famiglia Unimol della sede di Pesche. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi però vorrei esprimere un pensiero personale sul digitale e la potenza del digitale nella nostra società. Nell'emergenza Covid è proprio grazie al digitale che molte aziende hanno potuto continuare a lavorare, basti pensare allo smart working. Nell'emergenza Covid è proprio grazie al digitale che siamo riusciti ad avere dei contatti non soltanto vocali con i nostri cari, basti pensare alle videochiamate. Nell'emergenza Covid io ho visto i miei figli continuare il loro percorso di studi da casa, grazie alle telelezioni e grazie al digitale che l'Università degli Studi del Molise non si è fermata e ha garantito servizi ai suoi studenti. Il digitale rappresenta quindi una ricchezza fondamentale per la nostra società, ma una ricchezza che va protetta, che va messa in sicurezza. Ecco per cui avremo bisogno oggi e sicuramente anche domani, di persone esperte in grado di proteggere questa ricchezza. Avremo cioè sempre più bisogno, oggi e domani, di esperti di sicurezza informatica. Grazie a tutti per l'attenzione e un grosso in bocca al lupo a tutti.